Alleluia. Gloria, gloria, gloria. Amen. Mentre stavo bevendo e guidavo la macchina, una che mi hanno prestato, ma gloria a Dio, ho fede che per questa settimana, la prossima, il Signore provvede. Un amen, un amen, un amen, ancora che si accorga. Amen. E stavo pensando a le volte che Gesù ha predicato in una sinagoga. Voi direte, ma tu mentre guidi non hai altro a cui pensare? No, è come se lo Spirito Santo mi portasse a scorrere le volte che Gesù ha predicato in una sinagoga. C'è una cosa che mi ha colpito. Avete notato che, a differenza di Paolo, non è mai scritto nella Bibbia che Gesù, o almeno non è riportato, abbia predicato due volte nella stessa sinagoga. Lo invitavano una volta e poi... Perché Gesù era considerato un fuori dottrina. Ecco perché io mi trovo molto bene con lui. E pensavo questo: è molto meglio essere per gli uomini fuori dottrina, ma è meglio essere per Dio in Gesù. Perché quella che Paolo chiama la sana dottrina non è altro che Gesù e il suo Vangelo. Gesù è la sana dottrina di Dio. Quanto lo credo? Gesù è il Logos, chiamato da Giovanni capitolo 1, il Logos del Padre, che vuol dire il principio di ragionamento, la logica di Dio è Gesù. Non è solo la parola, è la logica, è l'amore, è il cuore di Dio, è la dottrina di Dio. Se tu hai Gesù Cristo crocifisso, risorto e glorificato, tu hai la sana dottrina. Ma stranamente noi uomini siamo molto abili nel complicare le cose. Non in Campania, in Toscana. E siamo riusciti a trasformare la sana dottrina in un insieme di regole e il Vangelo in una serie di norme morali. Mentre il Vangelo ti porta come conseguenza ad una vita moralmente corretta, ma il Vangelo non è un insieme di norme morali. Ho una buona notizia per voi: il Vangelo è la potenza di Dio per salvare, guarire, liberare, benedire, risuscitare tutti quelli che, dice Paolo, credono. Amen. E sai, dire amen con fede è la dimostrazione di credere. Il primo che disse amen, sapete chi è nella Bibbia? È Abramo. Il primo amen che compare nella Bibbia è di Abramo. Non a caso Abramo è il padre della fede. Nel libro della Genesi è scritto che quando il Signore gli fece vedere la storia della salvezza nelle stelle, Abramo credette al Signore, non solo nel Signore. Non basta credere nel Signore, occorre credere al Signore. Quella differenza, che io posso credere in Dio, ma posso essere scettico su ciò che Lui mi promette. Molti credenti sono credenti in Gesù, ma pochi sono credenti in Gesù e a Gesù. La Bibbia non dice soltanto che Abramo credette nel Signore, perché ci credeva già, Dio gli era già apparso. Credette al Signore, cioè al messaggio che gli fece leggere suo figlio, che sarebbe venuto come un agnello e sarebbe ritornato come un leone. Attenti, ciò la Bibbia dice: Abramo credette. Quella parola credette è il verbo aman. Aman in ebraico vuol dire credere. Quindi, siccome Paolo era ebreo, quanti sanno che Paolo era ebreo? È come se in Romani 1:16-17 avesse detto: il Vangelo è la potenza di Dio per chiunque aman. E quando tu dichiari quell'aman in ebraico vuol dire credo, vuol dire che ciò che Dio ti mette a disposizione per grazia, tu lo prendi per fede. Amen. Il Signore fa grazia a tutti, non tutti sono disposti a ricevere, tranne noi qui questa sera. Amen. E tornando al... a Gesù che predica in sinagoga,
il Signore mi ha fatto vedere che tutte le volte che Gesù ha predicato in sinagoga qualcosa è accaduto. La prima volta che Gesù predica all'inizio del suo ministero, nel capitolo 1 del Vangelo di Marco, un indemoniato si manifesta, vi ricordate? E fu liberato. In Matteo capitolo 4, quando Gesù ha fatto sua la profezia di Isaia capitolo 61, lo Spirito del Signore Dio è sopra di me, quelli che erano nella sinagoga si arrabbiarono talmente contro di lui che volevano gettarlo giù dalla rupe di Nazareth. Vi ricordate? E perché Gesù guariva in sinagoga di sabato. Ora io avrei voluto dire al rabbino della sinagoga, e non dovresti stupirti perché in sinagoga si fa il sabato. Però sai, la religione riesce a togliere all'uomo la poca logica che gli è rimasta. Quindi se Gesù avesse voluto guarire in sinagoga, avrebbe dovuto guarire di sabato. E tutte le volte che Gesù è stato in sinagoga, qualcosa si è manifestato che appartiene al regno delle tenebre. Sai perché? Perché nella sinagoga si predicava la legge. E nonostante la legge di Dio sia buona e perfetta, Paolo non va per via Calana, quindi prima di gettare il sasso a me e di tirarlo a Paolo, sarà difficile prenderlo per oggi. Lui ha detto che la forza del peccato è là. E ogni volta che Gesù ha predicato il regno della grazia in una sinagoga, qualcosa si è rivoluzionato, qualcosa si è manifestato, anche nell'episodio che vedremo questa sera. Che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 13, al verso 14 di poi. Ora il capo della sinagoga, perché quello che Gesù predicava andava a scardinare non tanto la legge, ma il modo in cui la legge era stata interpretata dall'uomo. Non la legge, ma il modo in cui l'uomo vive la legge che è stata data per un tempo a Israele. Ascoltate. La legge è stata data per un tempo a Israele, non a noi. Ma per quale motivo allora nella tua Bibbia c'è il Vecchio Testamento? Perché nel Vecchio Testamento tu trovi un sacco di rivelazioni che tirano fuori Gesù. Nel Vecchio Testamento. Non c'è bisogno, questa è stata una battaglia di Paolo, strenua per tutta la sua vita. Non c'è bisogno di passare dalla legge per avere la salvezza. La legge è stata per Israele come un precettore per condurre Israele al suo Messia. Noi siamo salvati esclusivamente per la fede nella morte e nella risurrezione di Gesù Cristo. Amen. Ma è buono predicare dal Vecchio Testamento perché si capiscono un sacco di cose del mondo. Amen. E il capo della sinagoga, indignato che Gesù avesse fatto una guarigione di sabato, guarda come la religione riesce a rendere le persone illogiche. In sinagoga si va il sabato, quindi non era strano. Gesù ha fatto una guarigione nella sinagoga, perché in sinagoga si va il sabato. Disse alla folla: attenti, voglio farvi vedere qualcosa. Non, questa frase non l'ha detta a Gesù, ma l'ha detta alla folla. E questo appare un dettaglio, mentre è di un'importanza capitale. Ci sono sei giorni nei quali si deve lavorare. Gesù aveva guarito una donna. E questa donna è una cosa interessante, non l'ho messo per fare prima. È quella donna che da 18 anni, vi ricordate, era curva. Sapete perché da 18 anni? Perché nel libro dei giudici la Bibbia dice che spesso Israele, durante il tempo dei giudici, è stato oppresso da popoli stranieri per 18 anni, ad esempio da Eglon. Che cosa vuol dire? Che quella donna era oppressa. E infatti lui dirà legata da Satana. Ok? Ed è bello perché questa donna curva, noi spesso la immaginiamo tra la folla, ma le donne non potevano stare nell'assemblea. E sapete, circa 30 anni fa, 30 o 40 anni fa, è stata ritrovata la sinagoga di quella città. E come tutte le sinagoghe di epoca ellenistica, erano sinagoghe a due piani, come molte sinagoghe sono oggi. Sinagoga di Livorno, ad esempio, la provincia da cui vengo, ha una sinagoga fatta così. Gli uomini potevano stare nell'assemblea, le donne dovevano stare nel piano rialzato dietro un velo, e solitamente, siccome quei tempi non c'era il microfono,
dovevano piegarsi per ascoltare l'insegnamento del rabbino. Quindi immaginate questo, davanti a Gesù in alto c'erano molte donne curve, ma Gesù ne ha vista una. Sai perché? Perché forse l'uomo non vede la situazione che tu stai vivendo, ma Gesù sì. Suoi occhi di compassione si poggiavano su una donna. La nostra causa, la lettera agli Ebrei dice, niente è nascosto ai suoi occhi. Noi pensiamo subito al peccato, vero? Hai mai letto quel passo in Ebrei, capitolo 4 mi pare sia, no? Dice la parola di Dio affilata, no? Dice niente è nascosto ai suoi occhi e subito la mentalità, la religiosità dell'uomo dice quindi il mio peccato quello vero, no? Niente di ciò che lui ama di te è nascosto ai suoi occhi. La tua malattia non è nascosta ai tuoi occhi, il tuo problema non è nascosto ai tuoi occhi. Se anche nessuno al mondo l'avesse visto e nessuno se ne fosse accorto, Gesù l'ha visto. Qualcuno dica amen. Sei giorni nei quali si deve lavorare. E questo l'ha detto alla folla. Questo vuol dire che secondo la mentalità della legge, perché questo era il capo della sinagoga, per ricevere guarigione bisogna fare qualcosa. Sette passi verso la guarigione. Avete mai visto quelli così? 38 preghiere per ricevere la guarigione divina. Devi consacrarti di più. Devi pregare di più. Devi digiunare. Io lo so, in Toscana fanno così. No, sai che ve lo fanno anch'io. Ma Dio è buono e mi perdonate. Quelli della mia chiesa alcuni no. Ma Dio mi ha perdonato. Per la mentalità della legge, la guarigione, la salvezza, la liberazione ha a che fare con il lavorare, con il fai di più, non hai ancora pregato, non hai, sei ancora entrato in quella profonda comunione per cui il tocco del Signore è sempre qualcosa che tu devi fare. Ed ecco perché il capo della sinagoga non parla a Gesù, ma parla alla folla. Spesso questo messaggio, lo spirito di questo messaggio è ancora in molta chiesa. Ma il Signore, allora venite dunque in quei giorni a farvi guarire e non un giorno di sabato. Ma il Signore gli rispose, ipocriti, wow, duro il Signore, vero? Verso un messaggio di questo tipo, il Signore è molto duro, ipocriti. Ciascuno di voi non scioglie di sabato, ok, attenti qui, guarda, la guarigione per la legge è operare, per la grazia di Dio è sciogliere. Per la religione è fare, per la grazia è lasciarti fare. Gesù è venuto a sciogliere tutto quello che era legato dal diavolo, amen? Ciascuno di quindi noi dovremmo insegnare alle persone a lasciarsi sciogliere, non a fare, a lasciarsi amare, non a sforzarsi. Amen? Ma il Signore ti rispose, ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue o il suo asino. Attenti a questi due animali. Per quale motivo Gesù sceglie proprio questi due animali? E soprattutto perché sceglie due animali. Il bue nella Bibbia rappresenta i ministri. Paolo attribuirà questo nella seconda lettera ai Corinzi quando dice non metterai la museruola da cui ti trebbia, riferito al ministero, a quella parola che disse chi predica il Vangelo deve vivere del Vangelo, quindi non mettere la museruola perché cui ti trebbia se non mangia guarda di fame. Così dice chi dedica la propria vita totalmente al Vangelo se non viene aiutato dalle persone della Chiesa crepa. L'asino, beh l'asino molti credenti. Non qui, in Toscana, ci sono molti. Non è che proprio andare dalla persona e fare che tu sei un asino, è proprio un grande complimento, è vero o no? Ma perché questo animale? Perché l'asino è difficile da domesticare, è vero o no? Eppure guarda, Gesù ha scelto per entrare nella città di Gerusalemme l'animale più difficile da domare. Sai perché? Perché per quanto il nostro carattere sia storto, il vostro, non il mio, per quanto
Il Signore a volte è 30 anni che cerca di farci capire qualcosa e noi diciamo amen, amen, e poi diciamo che ricominciamo a farlo, non qui, quelli della Toscana. Lui sceglie di rimanere con te, perché è molto meglio questa è da Facebook. Vado? È molto meglio essere un asino con Gesù che un cavallo di razza senza Gesù. Di sabato il suo cuore, il suo asino dalla mangiatoia per wow. E qui si sta parlando di guarigione, vero o no? C'era un miracolo, sai cos'è per Gesù la guarigione? Bene, non fare bene. Quando quella donna nel pieno del peccato in Giovanni 4 viene da Gesù, la donna che aveva un problema di promiscuità sessuale, affettiva, vi ricordate la donna di Samaria? Gesù non gli ha detto devi pregare di più, non gli ha detto devi digiunare di più, per non devi prendere dominio su quello spirito di fornicazione adulterio, non faremo così. E poi siamo noi che abbiamo la sana dottrina, abbiamo delle dottrine stranissime che Gesù non ha mai fatto. Gesù cosa ha detto a quella donna? Io ho un'acqua e se tu la bevi non la dai più. Sì. Sai cos'è quell'acqua? È il Vangelo. È il Vangelo che ti seta. E quella donna lasciò la sedia e dissetata, liberata dal messaggio di grazia di Gesù, andò a prendere tutto il villaggio di sedia e lo portò a lui. La cosa più importante che noi possiamo fare è dare alle persone acqua fresca da bere. Ed ecco perché Paolo dice: io non mi vergogno del Vangelo, l'acqua, perché esso è la potenza per sozein, per guarire, liberare. E siccome era avvenuto un miracolo, Gesù dice guarda che questa donna ha soltanto ascoltato il Vangelo, il potere del Vangelo, la guarita. Ecco perché Gesù alle persone diceva la tua fede ti ha salvato, perché il Vangelo quando lo ascolti crea la fede in te, perché ti libera dalla condanna, perché ti libera dal fare, perché ti libera dal senso di inadeguatezza e pone i tuoi occhi su un'opera finita per te. Amen. E questa è figlia di Abramo. Guarda come Gesù chiama questa donna, figlia di Abramo. Perché? Perché Abramo è il padre della fede, non è il padre delle opere. Lei non era figlia di Mosè, era figlia di Abramo. Abramo ha creduto, è stato benedetto lui per mille generazioni. Questa donna ha semplicemente creduto e quindi è figlia di Abramo. Amen? Che Satana l'aveva tenuta e Gesù è venuto a sciogliere. Le persone legate hanno bisogno di tutto fuorché di essere legate maggiormente. Quando una persona è legata o oppressa non ha bisogno di altri giochi, perché non, probabilmente non ne può più di fare, ha bisogno di riposare e di sapere che c'è un Dio che è venuto sulla terra a sciogliere e a dare acqua da bere. Il Signore ti ha chiamato qui perché tu dia da bere agli assetati, tu dia miracoli nella vita delle persone. Non doveva essere sciolta da questo legame un giorno di sabato. Ora stare attenti, capitolo successivo, Luca 14. Gesù entrò di in casa di uno dei principali farisei. Okay, di là c'era il capo di una sinagoga, di qua c'è uno dei capi dei farisei, cioè i maggiori rappresentanti del legalismo ebraico, della legge ebraica. Per prendere cibo, ed essi non stavano osservando. Ed ecco davanti a lui c'era un uomo idropico. Gesù prese a dire, attenti a questa parola, ai dottori della legge e ai farisei. Ok, guardate a chi è indirizzata questa parola, non alla folla, non ai discepoli, non a quelli che erano venuti a ascoltare, ma a due categorie, i dottori della legge e i farisei, stesso problema, il legalismo. Guardate cosa dice Gesù. È lecito o no fare guarigioni il giorno di sabato? Vedete, sembra che Gesù ci provasse quasi gusto. C'è un motivo per cui Gesù guariva il sabato. Perché il sabato è il giorno del riposo in cui non si deve lavorare, per dimostrare che la tua salvezza, la tua guarigione non è connessa con il lavoro, ma con il riposo. Amen. Ok,
Quindi a quel tempo, anche questo è forte, anche questo è da fede, a quel tempo il riposo era un giorno specifico. Ancora oggi mi scrivono dei fratelli, ma Dio ha dato il sabato, no? Quindi io dovrei rispettare il sabato. A quel tempo era un giorno di riposo, oggi il sabato è un'intera vita nel riposo della grazia di Dio in Gesù. Quindi, fratelli e sorelle, lunedì è sabato, martedì è sabato, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica è Shabbat, perché Shabbat in ebraico vuol dire riposo. Noi viviamo nel mezzo di un riposo. Amen? Ma essi tacquero. Allora egli lo prese per mano, lo guarì e lo congelò. Né pentimento. Tutte volte il padre della vendita scende un silenzio di cui tanto sono. C'è scritto che si è pentito? No. C'è scritto che ha pregato? No. Avete mai visto persone guarire che manco hanno pregato? Anzi, sembra che siano quelli che guariscono. È presente un fratello che è arrivato pure in ritardo. Tu sei sempre stato puntuale. Lasciare metà della partita per essere puntuale al punto e il pastore non ti diceva nemmeno bravo. Quello è arrivato con mezz'ora di ritardo, con le mani in tasca, prendete si era fatto 5 minuti prima, esce e dice, oh, il Signore l'ha guarito. Sai perché? Per con Dio meno fai e più lui fa. Questo non vuol dire che non devi essere puntuale. Lo guarì, ascoltate questo che meraviglia, e lo congelò. Oh, quanti di noi sarebbero pronti in chiesa a dire il Signore ti ha portato qui per guarirti, se non vuoi tornare più, sentiti libero, che il Signore ti dice no, ora sei tu domenica alle 5:30 del mattino, non sei qui a pulire la creatura, perdi la guarigione. E poi che succede? Che quello ci crede e quindi come ha creduto e poi diamo la colpa o a lui e lo congelò. L'amore di Dio è gratuito, ascolta, tu lo segui perché ti sei innamorato di lui, perché se lo segui per dovere prima o poi ti stancherai. Amen. Chi vorrebbe che qualcuno lo amasse per paura? Tu vorresti che tua moglie e tuo marito ti amassero perché hanno paura? Si ama perché si ama. Amen. Perché lui ci ha amato. Giovanni dice noi amiamo perché lui ci ha amato. Quindi abbiamo scoperto l'amore più grande della vita. Chi lo molla più? Poi disse loro, chi di voi? Se gli cade nel pozzo un? O un? E tornano in questi due animali. Hai visto? Nel capitolo precedente c'è il bue e l'asino, nel capitolo successivo, Luca, per cambiare un po' che sono di l'asino con il bue, ma sempre questi due animali tornano. Se li cade in un pozzo, o un, non lo tira subito fuori il giorno di sabato. Ok, attenti, ci sono due animali in un pozzo. Tutto quello che Gesù dice, ogni singola parola che esce dalla bocca di Gesù è piena di significato. E questo è il motivo per cui nella tua Bibbia hai il Vecchio Testamento. Perché se vuoi comprendere quello che Gesù voleva dire nel profondo, dobbiamo andare nel Vecchio Testamento. Chi vuol venire con me? Libro dell'Esodo, capitolo 22, verso 9. Se avete ascoltato l'insegnamento che ho fatto la scorsa settimana a Bergamo, ripartiremo da lì. Se l'avete ascoltato, ascoltate subito. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un o di un o di una pecora, di un vestito, di qualunque oggetto perduto, del quale uno dica è questo qui. Ma la traduzione letterale dall'ebraico non è questa. La traduzione dall'ebraico letterale è mio. La causa delle tue parti verrà davanti a Dio. Colui che Dio condannerà restituirà il doppio al suo prossimo. Ok, state attenti. Qui c'è qualcuno che ha perso qualcosa. A quel tempo gli animali erano la ricchezza. Veniva ricompensato con il doppio solo una persona. Quella che poteva dire, quello che ho perduto è mio. Sai perché? Perché molti credenti non sono pronti a dire la guarigione che ho persa mi spetta. Molti dicono forse Dio così ha voluto, forse ho peccato, forse ho sbagliato, ma non,
Ma quando tu hai rivelazione che in Gesù Cristo sei giustificato e che ti appartiene perché Lui ha operato per te, tu puoi alzarti in fede e dire: è il diavolo, quello che tu mi hai rubato è mio. Dio ti darà il doppio. Amen. Noi dobbiamo insegnare, questo non è orgoglio, questa è gloria a Cristo. Tu non dici: è mio perché io me lo merito, è mio perché Lui me l'ha donato. Ed ecco perché Gesù ha una chiesa all'Apocalisse, dice: ciò che hai, tienilo stretto, tienilo fermamente fino al mio ritorno. Vi ricordate? Nel capitolo precedente, guardate che cosa è intorno. Se uno scopre un pozzo, ok, Gesù che cosa ha detto nel capitolo 14? Se uno ha un asino o un bue e gli cade nel pozzo, la chiave di questo si trova qui. Esodo 21, 33, 34. Se uno scopre un pozzo, c'è un errore, se uno scopre un pozzo, o se uno scava un pozzo e non gli fa un coperchio. Quando io ero piccolo, avevo circa 8 anni, accadde una tragedia, quelli un po' più grandini se ne ricorderanno, un bambino a Vermicino, in provincia di Roma, Alfredo Rambi mi pare si chiamasse, cadde in un pozzo che era stato lasciato scoperto, e purtroppo quel bambino non ce la fece, mi ricordo che fu un dramma per tutta Italia, seguivamo in diretta, mi ricordo da piccolo rimasi scosso e ho sempre avuto paura dei pozzi, perché mio padre aveva un pozzo artesiano nel potere che noi avevamo. Ma attenti qui, la parola coperchio, sapete cos'è l'ebraico? È kazar, che viene da kazar, che vuol dire saziare con cibo. Ascolta, sai cos'è che chiude il pozzo e impedisce alle persone di caderci dentro? Dare buon cibo spirituale alle persone. La cosa migliore che tu puoi fare per proteggere le persone, non farle cadere nel pozzo della malattia, nel pozzo della depressione, nel pozzo dei tormenti demoniaci, nel pozzo della sconfitta, è saziare con buon cibo. Predica il Vangelo della grazia di Dio, sazia le persone. Sai perché? Perché l'asino e il bue cadono in un pozzo quando vanno in giro a cercare cibo. Spesso i cristiani sono così. Siccome non trovano nel cristianesimo la risposta alle loro domande, ai loro bisogni, vanno a cercare la roba orientale, vanno a cercare nella magia, vanno a cercare nell'occultismo, e girando prima o poi cadono in qualche dottrina che li rovina per sé. Ma se nella chiesa trovano buon cibo, tu stai sicuro che lì rimarrà. Amen. E poi un bue o un asino, vedete perché Gesù parla del bue o dell'asino? Vi cade dentro, il padrone del pozzo risarcirà il danno, pagherà il danno, inderà il valore della bestia al padrone, che la bestia morta sarà sua. State attenti, perché questa parola dice: se qualcuno lascia scoperto un pozzo e qualcuno vi cade dentro? Vi ricordate chi c'era nella sinagoga quando Gesù parla di questo in Luca 14? C'erano farisei e dottori della legge. Queste due categorie, i legalisti, sono coloro che lasciano i pozzi aperti. Vuoi un esempio? Sorella, forse la malattia che tu hai si è originata da quel tuo peccato. Forse quello che è accaduto ai tuoi figli è perché tu hai lasciato qualche porta aperta. Avete mai sentito queste cose? Ecco perché Gesù parla a coloro che lasciano i pozzi aperti senza coprirli. Coperchio vuol dire dare buon cibo. Nelle sinagoghe non si dava buon cibo, si dava la lettera. E si scoprivano i pozzi delle persone. Quando tu vai da una persona che soffre e vai a dirgli che probabilmente il motivo per cui soffre è il peccato, perché ha pregato poco, perché ha fatto, tu stai spalancando un pozzo di condanna dove lei ci finisce dentro, prigioniera della condanna del peccato. Gesù non è venuto per scoprire le ragioni. Guarda, questa è la tesi. Gesù non è venuto a scoprire le ragioni. Gesù è venuto a dare le soluzioni. Noi invece dobbiamo trovare le ragioni, ma non diamo le soluzioni. Noi andiamo a indagare, ma chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Perché nascesse cieco? Cioè, ha peccato lui prima di nascere. Non dico che la religione toglie la logica del cervello. Ha peccato lui perché nascesse.
La religione cerca cause per attribuire colpe. Gesù trova soluzioni per dare salvezza, guarigione e liberazione. Ma attenti, non è tutto. Al verso 31, se il bue attacca un figlio o una figlia, gli si applicherà questa medesima legge. Se il bue attacca uno schiavo o una schiava, attenti qui, uno schiavo o una schiava, il padrone del bue pagherà al padrone dello... Guardate quant'era il prezzo di riscatto. 30 sicli d'argento. Vi ricorda niente? E 30 denari d'argento che vengono pagati per Gesù. E era il prezzo dello... Gesù non è venuto per essere servito. Gesù è venuto per... Lui ha scelto lui che è il più... è il Dio tre volte santo di diventare nostro servo. Se dunque io, il Maestro e il Signore, ho fatto questo a voi, vi ricordate quando ha lavato i piedi? Che meraviglia, Gesù. Capitolo successivo, Esodo 23:12. Per 6 giorni farai il tuo lavoro. Ok, cosa ha detto il capo della sinagoga? Ci sono 6 giorni in cui bisogna lavorare. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo, cos'è il settimo? Sabato, Shabbat. Ti riposerai perché il tuo bue, e riposerai, sapete il verbo riposare, quindi cos'è? Shabbat. Ma il settimo giorno farai il sabato, perché il tuo bue o il tuo asino possano riposarsi, e il figlio della tua serva e lo straniero possano nel riposo, c'è la guarigione. Non nel lavorare. La prima cosa che accade quando ti ammali e vai dal medico è riposo assoluto, vero o no? E la scienza di questo mondo a volte è molto più saggia della religione. Gesù ha detto: i figli delle tenebre sono spesso più scarpi, più astuti dei figli della luce, è vero o no? Appena sei malato, riposo assoluto. Non fare niente, mettiti a letto, rilassati e riposati. Non a caso, la parola guarigione in ebraico, Rafa, ha la sua radice nella parola riposo. Anzi, letteralmente, Rafa, sapete cosa vuol dire? Vuol dire relax. Quando tu inizi a riposare, lui inizia a operare. Ecco perché ha chiamato l'idropico, l'ho guarito, l'ho congedato, ha fatto tutto lui. La guarigione non dipende, ecco perché Gesù poco operava nei 6 giorni della settimana. Per insegnare che la guarigione non viene nei giorni di lavoro, non dipende da quello che tu fai, dipende da quanto tu riposi. E lo sai perché? Perché quando tu inizi a riposare, tu inizi a comprendere, numero uno, che i tuoi peccati sono stati eternamente perdonati. Prova a dirlo un'altra volta, così sfondiamo ogni muro spirituale, perché il diavolo non vuole sentire questo. Se c'è una cosa che fa arrabbiare il diavolo, e ovviamente lui deve usare persone, perché da solo è uno spirito, non può fare nulla, e lo fa andare fuori, è quando si predica il perdono totale, completo dei peccati. Amen. E alcuni dicono: ma Dio ha perdonato solo i peccati che tu hai compiuto fino ad oggi. Ma sì, la lettera agli Ebrei dice che Gesù con uno spirito eterno, eterno, non ha prima, non ha dopo, si è offerto al Padre il sacrificio. Perché come dice il mio caro amico Mario Marchionne, quanti peccati avevi commesso quando Gesù è morto per i tuoi peccati? Quindi è morto per i tuoi peccati futuri. No, solo fino a oggi, poi c'è la scadenza, è come quando vai a comprare sale mozzarella che scade domani, poi scade. No, non ha scadenza, l'eternità non ha scadenza. Questo non vuol dire, ascolta, che allora io posso peccare liberamente, perché tanto Gesù... No, se tu hai davvero conosciuto Gesù, odierai il peccato. Qualcuno mi dica un altro commento. Riposarsi e riprendere fiato. Di questo abbiamo bisogno. Venite a me, voi tutti che siete
aggravati e travagliati. E Gesù non dice io vi darò guarigione, ma io vi darò riposo. Perché? Perché lì c'è la mia guarigione. Quando inizi a dire Signore grazie perché hai finito il lavoro per me, voglio godermi il sole del tuo amore nella mia vita, voglio andare a farmi una passeggiata con le mani al cielo e dire papà. Amen. Grazie perché hai scelto un asino. È molto meglio essere un asino con Gesù che un puro sangue senza. Andiamo a chiudere. Guardate, state attenti. Per 6 giorni farai il tuo lavoro, ma il 7° giorno ti ebraico Shabbat. Ecco il nostro sabato. Riposa. Quando la tua coscienza è scravata dal senso del peccato, la tua anima comincia a prosperare. Vi faccio un esempio. 3ª lettera di Giovanni, verso 2, perché ho capito lo solo. A Caio. Sapete cosa vuol dire la parola Caio? Gioioso. Un discepolo, un figlio di Dio deve essere Caio. Gioioso. Carissimo, io prego che tu prosperi in e che tu goda buona salute così come prospera quando l'anima prospera. E quando è che l'anima prospera? Quando sai che sei perdonato, quando sai che Gesù ha finito il lavoro e come lui si è seduto tu ti puoi sedere. E sai cosa dice la Bibbia? Ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Chi è seduto alla destra del Padre? È metà risposta, giusta. Ci sei anche tu. Ah, in Lui ci ha risuscitati e ci ha fatto sedere alla destra della maestà dei cieli. Quindi il Signore sta dicendo, con la S minuscola, sta dicendo a Gesù, ma lo sta dicendo anche a te, perché Lui è il Signore dei... Siedi alla mia destra, non lavora. Qualcuno dica alleluia. Siedi vuol dire rilassati figlio mio. Basta. Siedi alla mia destra finché io, non tu, ponga i miei nemici a sgabello di tuoi. Quali sono i nostri nemici? Paura, ansia, depressione, malattia. Qualcuno mi dica amen. Covid. Povertà, fallimento, frustrazione, autocondanna e tutte le altre schifezze. Quando tu scegli di riposare alla sua destra, sai perché alla sua destra? Perché nelle monarchie la destra del trono è il luogo del favore. Ah, grandemente favoriti nel suo figlio. Siedi alla mia destra finché io ponga, cioè ci sono due cose che dobbiamo fare, una aspetta a noi, una aspetta a lui. Tu siedi, io pongo i nemici sotto i tuoi piedi. Amen. Quindi la cosa che spetta a noi non è combattere contro i nemici, la cosa che spetta a noi è sedere. Ed ecco che Gesù guariva il giorno, dite che non è meraviglioso. Amen. Perché Gesù guariva il giorno di sabato. Quella donna è caduta in un pozzo che qualcuno ha lasciato aperto. Qualcuno probabilmente aveva, io sono certo di questo perché l'ho visto accadere nel servizio di liberazione in questi anni troppe volte. Qualcuno ha detto una parola. Sapete quante persone ho visto liberate da legami demoniaci? Quando il Signore ha dato una parola di conoscenza su una parola che una persona in autorità, padre, spesso insegnante, ministro, aveva detto per legare. Quando abbiamo preso autorità per rompere quella parola, lo spirito si è manifestato e la persona è stata liberata. Mettere i pesi sulle persone e lasciare i pozzi scoperti. Dare la colpa dei peccati alle persone che già soffrono. Gesù non è venuto a indagare sul tuo passato, è venuto a garantire il tuo futuro. No, noi dobbiamo fare gli screening e trovare sempre il modo di condannare il ministero della condanna
2 Corinzi 3 è il ministero della legge e l'accusatore non è certo un attributo che viene dato a Dio. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che giustifica, cioè che rende giusti attraverso il sacrificio eterno del sangue di Gesù. Questo è il Vangelo. Amen. Finisco. Perché il tuo buo e il tuo asino possano, e con questo vado a chiudere. Mentre leggevo, stavo per chiudere l'insegnamento, in realtà questo slide non c'era, e ho sentito lo Spirito Santo dirmi: perché non vai a dare un'occhiata al verbo riposarsi? E io ho detto: Signore, perché c'è già prima, riposerai a Shabbat, riposarsi sarà Shabbat. E invece no. La Bibbia usa 2 verbi diversi. E quando la Bibbia ha un dettaglio, non è mai un dettaglio. Quando trovi qualcosa di strano vai a indagare, perché lì c'è acqua. Amen. C'è una falda acquifera fresca per darti. E sono andato a vedere, e infatti lo Spirito Santo non sbaglia mai, sapete perché? L'ha ispirata lui la Bibbia. Sono andato a vedere e con mia grande sorpresa lo stesso verbo, che in italiano è tradotto nello stesso modo, riposerai, riposarsi, verbo riposare, è un verbo diverso in ebraico. In ebraico il verbo è nuai. E sapete dove si trova per la prima volta il verbo nuach nella Bibbia? Proprio all'inizio, quando Dio finisce nel sesto giorno il lavoro. Ascoltate, 6 giorni lavorerai, il settimo ti riposerai. Perché? Perché io per 6 giorni ho operato, ma quando ha finito il lavoro ho creato l'uomo. L'uomo, ascoltate, l'uomo è stato creato alla fine del lavoro, all'inizio del riposo. Il peccato ha portato l'uomo a uscire dal riposo e a entrare nella fatica. Dopo il peccato tu partorirai con dolore, tu mangerai il frutto della terra col sudore della fronte, il travaglio, lo stress. Ma Dio ha creato l'uomo nel giorno del... Secondo voi, perché l'uomo debba godere buona salute e avere guarigione, che cosa deve fare? Attenti. Puoi stancarti fisicamente, ma riposare dentro di te, così come puoi non fare niente tutto il giorno e tormentarti ogni minuto. Anche se fai un lavoro duro, tu puoi riposare dentro. Non è ciò che accade nel corpo. Non dice Giovanni: io prego che tu goda buona salute come prospera il corpo tuo, ma come prospera l'anima tua. Cioè fai il tuo lavoro duro, se sei manovale, se sei muratore, se sei insegnante, i figlioli, fallo con forza, ma dentro di te riposa, perché il Signore ha già provveduto ogni cosa della tua vita. Amen. E questa parola nuach si trova qui, e con questo vado a chiudere. Guardate che rivelazione c'è qui. Dio è il Signore prese, io l'ho sempre vista così, ha fatto l'uomo, poi lo prende fino in Eden. La parola prese in ebraico è lakach. Sapete cosa vuol dire lakach in ebraico? Vuol dire accogliere. La prima cosa che Dio fa con l'uomo è accoglierlo. Ha guardato suo figlio Adamo, con la F minuscola, il primo Adamo, gli ha detto benvenuto. E non mi venite a dire che Adamo non era figlio di Dio, perché nella genealogia di Matteo, quando si arriva figlio di Adamo, figlio con la F minuscola di Dio. Ma siccome lui ha perso il regno, quando noi nasciamo in Adamo, non abbiamo la figliolanza, la recuperiamo quando nasciamo di nuovo in Gesù. Quindi il Signore accolse. Wow. Dio ci accoglie. Non ci prende. Lui ci accoglie. Dunque l'uomo lo pose nel giardino di Eden. Sapete cosa vuol dire letteralmente noir? Riposare tranquilli. Lo mise in un lavoro finito e gli disse: riposa nella tranquillità e godi tutto ciò che io ho messo a tua disposizione. Oggi Gesù è venuto a ridarci questo nuach, non solo lo Shabbat, ma il nuach, riposa nella tranquillità, che al Calvario ho finito tutto ciò
che serviva per te. E se anche tu fossi in mezzo a milioni di persone a soffrire e nessuno vede, come io ho visto quella donna curva tra tante donne curve, i miei occhi sono sul tuo dolore, sono sul tuo bisogno, sono venuto per darti acqua, sono venuto per scioglierti. Qualcuno dica alleluia. Abbiamo 10 minuti, quanti vogliono pregare un po'? Credo che se ognuno di noi potesse dire chi è venuto qui aggravato, stanco, preoccupato, forse la maggior parte di noi potrebbe alzare la mano. Amen. Ma non ti dirò alzala, perché lui vede le tue mani anche se sono abbassate. Il libro di Isaia dice che la sua conoscenza di noi è meravigliosa e che non c'è niente, la nostra causa non è nascosta al Signore. Giacobbe, la tua causa non è nascosta al Signore. Amen. Chiudi i tuoi occhi stasera. Scegli di entrare in questo riposo. Se è la prima volta che tu sei qui, la prima volta forse che hai sentito la differenza tra la religione e il Vangelo, c'è una buona notizia per te. La volontà di Dio non è tanto che tu diventi cristiano, ma che lui ti possa accogliere la carne, che lui ti possa abbracciare. E se senti nel cuore che hai bisogno ancora di entrare in questa famiglia, di ricevere questa salvezza una volta per sempre, chiudi i tuoi occhi insieme a me ad alta voce, lo faremo tutti insieme. Amen. Ripeti queste parole. Signore, grazie per questa buona notizia. Non sei venuto per giudicarmi, sei venuto per accogliermi. Non sei venuto per indagare, sei venuto per dissetare. Non sei venuto per aggravare, sei venuto per liberare. E tu conosci la mia vita e sei tutto di me. Ma io ti ringrazio questa sera, perché molti secoli prima che io nascessi hai mandato tuo figlio nel mondo e lui ha preso su di sé tutti i miei peccati passati, presenti, futuri, e li ha pagati non con oro e argento ma con il suo sangue, saldando per sempre ogni debito tra me e il Padre. Questa sera io credo in te, credo in questo messaggio, in questo momento ti dico entra nella mia vita e salva. E come avendolo già ricevuto, io ti ringrazio per essere nato di nuovo, per essere lavato completamente. Grazie perché hai buttato nel mare tutti i miei peccati. Io posso alzare le mie mani senza sentire più condanna. Non c'è più nessun debito verso te, nessun debito verso il mondo e nessun debito verso me stesso. E io entro questa sera in questa pace. Mi voglio sedere alla tua destra affinché tu, non io, tu, mentre io riposo, ponga tutti i miei nemici come scalello e mio. Io ti invito questa sera a alzare le tue mani e a sussurrare dolcemente il nome del nemico che lui deve porre sotto i tuoi piedi questa sera. Qualunque sia il suo nome, debito, paura, malattia, cancro, sterilità, condanna, dai il nome. Gesù non è qui per dirti credici di più, Gesù è qui per dirti riposati, riposati figlio mio, riposati figlio mio.
sono venuto per sbrigarti, non per fare l'anamnesi della tua malattia. Un buon medico non è colui che dà una buona diagnosi, ma colui che dà una buona cura. Un buon avvocato non è colui che conosce solo il codice penale o civile, è colui che ti fa vincere le cause. Amen. Lui è il nostro avvocato, lui è il nostro medico, lui è il nostro sommo sacerdote, lui è il nostro re, lui è il nostro salvatore, lui è la nostra guarigione, lui è la nostra pace, lui è la nostra gioia, lui è la nostra salute, lui è la nostra libertà, lui è la nostra giustizia, lui è colui che ci giustifica, che chiude la bocca al diavolo e dice: tu non puoi più dire una sola parola di condanna perché io ho pagato al suo posto. È stato precipitato l'accusatore di noi fratelli, colui che ci accusava giorno e notte davanti al Padre. Noi lo abbiamo vinto per mezzo del suo sangue e la parola della nostra testimonianza. E la parola della nostra testimonianza è la stessa che lui ha dichiarato in Giovanni 19. Tutto è compiuto. Tutto è finito. Dichiaralo con me, per la mia vita. Io ti invito ad alzarti davanti al diavolo stasera e a dichiarare: per la mia vita tutto è finito, tutto è pagato, tutto è compiuto, io sono giustificato, redento, salvato, liberato, benedetto di ogni benedizione. E quella parola, tutto ciò che ho perso è mio. La salute che ho persa mi spetta per il sangue di Gesù. L'azienda che sto perdendo mi appartiene per il sangue di Gesù. La pace che ho perso, i miei figli che sono preda di cattive amicizie, sono miei e suoi per il sangue di Gesù. E ti ringrazio perché tu darai a me il doppio tutto ciò che il diavolo ha rubato. E adesso chiudi i tuoi occhi, alza le tue mani e in questo riposo, Signore, tocca in questo luogo ogni malattia, ogni legame occulto, ogni legame sia sciolto per mezzo del potere del sangue di Gesù e per il potere del tuo spirito, ogni malattia sia consumata alle radici. Signore, ogni spirito di infermità fuori da questo luogo nel prezioso nome di Gesù. Amen. Ogni enfisema polmonare, ogni problema cardiovascolare, ogni spirito di infertilità di qualunque tipo, fisico, economico, emotivo, spirituale, sia sciolto nel prezioso nome di Gesù. Santa Loga, te la tarava se te corsia, ti agagagagan te, ricevi stasera. Ricorda quella parola di Rosaria, non rassegnati. Paolo ha detto quella parola, siamo atterrati ma non sconfitti. Amen. Piegati ma non vinti. Lui ha l'ultima parola. Questa sera io credo che persone che hanno per anni pregato per ricevere guarigione vengono guarite e imparano sulla loro pelle che a Gesù spetta di fare i miracoli, non a te. Lui non ti ha mai chiesto di fare dei miracoli, miracoli di preghiera. Lui ama passare tempo con te. Amen. È buono pregare, amen. È buono meditare la parola di Dio, è bellissimo. Ma è Lui che è venuto a servirti, non tu che servi Lui, è Lui che vuole servire te. E questa sera dici: Signore, la tua gloria è guarirmi, la tua gloria è sanarmi e liberarmi, perché tu prenda tutta la gloria nella mia vita, perché hai fatto tutto il lavoro. Amen. Grazie Signore per le malattie che vengono sanate anche da casa. Persone che ci stanno seguendo ti daranno testimonianza delle meraviglie che stanno accadendo in questo momento. Una persona viene liberata da uno spirito che produce l'asma. Non è un asma medico, è uno spirito che lega i tuoi polmoni. In questo momento io comando nel nome di Gesù a questo spirito nei tuoi polmoni. Go! Si libera, si libero e inizia a respirare liberamente come da anni non riuscivi a fare.
ossigena le tue polmoni nel nome di Gesù. Alleluia, gloria, Signore sta guarendo una persona da un problema nel midollo spinale, nel rivestimento mielinico, nella mielina che riveste il midollo spinale. Il Signore sta riproducendo la mielina, sta sanando. Io dichiaro il potere dello Spirito di Dio su di te questa sera, e questa malattia degenerativa sia settata fino alle radici, mentre la sua gloria fa scaturire nuova mielina, nuove sostanze, e tu recuperi forza nel riposo. Questo miracolo sia legato alla tua vita da oggi fino alla tua morte, nel nome prezioso di Gesù. Amen. La persona che soffre di un formicolio nel corpo, alle gambe, soprattutto agli arti, un blocco misto a formicolio viene risanata questa sera, viene sciolta completamente, si sciolta questa sera nel prezioso nome di Gesù. Signore, muovi doni di miracoli, di guarigione in questo luogo in maniera ancora più gloriosa. Miracoli, guarigioni che accadono in questo momento fino in fondo a questa sala per la tua gloria. Ancora, Signore, la tua gloria. Metti la tua mano nella parte dove hai bisogno di ricevere guarigione. Dici: Signore, è qui, io ho bisogno di te. E ricevi il nome prezioso di Gesù. Problemi posturali vengono guariti questa sera nel nome di Gesù. Problemi posturali alle gambe, alle anche, al bacino, alla spina dorsale, vengono non solo guariti, ma vengono restaurati nella loro postura come Dio l'ha creata, nel nome di Gesù. Parti che sono state danneggiate o mancanti che si riformano, che riprendono vita e funzionamento nel nome prezioso di Gesù Cristo. Toia Yoshata, una donna che soffre di una micosi nelle unghie della mano, viene guarita questa sera. Problema di unghie che diventano gialle, una micosi che è da molti anni nelle tue mani, il Signore la sta risanando. Tu avrai le tue unghie perfette, guarite completamente da questi funghi. Potere dello Spirito Santo. Thank you Jesus. Signore, grazie perché mi fai vedere queste mani. E il Signore mi fa vedere che questa donna usa uno smalto. Usi uno smalto per coprire questa micosi. Dal mese prossimo potrai iniziare a tenere le tue unghie e farle vedere naturali per la sua gloria. Thank you, Holy Spirit. Signore, tocca quella donna nella tiroide. La risana, ma che il tuo fuoco sia su quella tiroide questa sera. Nel prezioso nome di Gesù si guarita. Si sciolta dalla tua infermità, si sciolta dalla tua infermità. Praise you Jesus, praise you Lord, hallelujah, hallelujah. Qualcuno inizia a salmeggiare a lui, hallelujah. Non importa che sia un canto conosciuto, salmeggia con la tua voce. Spirito Santo, hallelujah. Spirito di grazia, Spirito di miracoli, gloria alla garantia, tua presenza come luciana qui, tua presenza come luciana qui, tua benignità qui, Signore, che ogni stanco riprenda forza, ogni scoraggiato
Signore, ogni ombra demoniaca di depressione via dalla vita dei tuoi figli nel nome di Gesù. Ogni spirito di tristezza, di contesa, di amarezza, di sconfitta, di angoscia, di paura, lasci il posto al sole del tuo amore. Prezioso nome di Gesù. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Holy Spirit. Signore, battezza dello Spirito Santo coloro che ancora non sono battezzati. In questo momento nuove lingue, fiumi d'acqua viva di potenza scorgono. Queste lingue rilasciale nel nome di Gesù, il fuoco dello Spirito Santo e la sua potenza sia su di te da questa sera per il resto della tua vita. Alleluia. Grazie di questo incontro pieno di grazie e di meraviglie. Sento molti spiriti che vengono sollevati, sento il Signore sollevare spiriti, rialzare il lucignolo fumante. C'è una parola per qualcuno che ha bisogno di essere certo della sua salvezza. Signore, parla a una persona che si sente come tagliata fuori, che ha quasi paura che il giorno del suo ritorno lei non sia pronta o non sia pronta. Signore, ti dice: il giorno che io ti ho salvato ho iniziato e ho finito il lavoro per te. Alleluia. Il giorno che tu chiuderai gli occhi vedrai me dirti: benvenuto a casa, figlia mia. Non perché tu hai fatto ogni cosa buona, ma perché io ho fatto ogni cosa buona per te. Qualcuno ti ha lode al suo nome questa sera. Alleluia.